Un caloroso saluto a tutti i connazionali italiani in Germania e all'estero da Televied Italia, Angela Saieva e il Corriere d'Italia. Benvenuti a una nuova puntata di Fatti Sentire, un programma dedicato alla voce della collettività italiana in Germania. Oggi parliamo di un tema molto dolente e attuale, purtroppo, che ha toccato e ha coinvolto tutta l'umanità. La raccolta breve di immagini che trasmettiamo in questa puntata sono solo delle sintesi, naturalmente, delle immagini che troviamo nelle prime pagine TV, stampa, web di tutto il mondo e destinate purtroppo a lasciare un segno indelebile di storia vissuta. Ad un anno dalla pandemia, il Covid-19 è inarrestabile, i numeri di contagi e morti purtroppo sono ancora elevati in tutto il mondo, il lockdown ha messo in ginocchio qualsiasi persona, imprenditori, piccole e grandi aziende. La speranza di vedere la luce in fondo a un tunnel sembra ancora molto lontana, per l'appunto i nostri connazionali italiani si sono fatti sentire nella nostra redazione. Abbiamo cercato di dare spazio un po' a tutti quanti e in collegamento vi presentiamo alcuni dei tanti che hanno voluto dire la loro, quindi abbiamo fatto anche delle domande e cercato di trovare anche delle risposte. Abbiamo coinvolto comunque anche diversi docenti di eccellenza anche dall'Italia e diverse istituzioni, soprattutto consolari e pastorali della zona della nostra regione tedesca. Parto subito nel presentare e dare il benvenuto nella nostra trasmissione a tutti i nostri ospiti che sono in collegamento in questo momento. Dall'Italia il maestro di fama mondiale Rossella Spinosa, compositrice e docente al Conservatorio di Como e presso le diverse università istituzionali italiane e straniere per la composizione e per la storia della musica applicata alle immagini. Da Reninghe gli intrattenitori e presentatori di spettacolo Luigi Giarrizzo e Stefania Santoro, in arte Luis e Stefi. Da Pforzheim l'imprenditrice tessile di seconda generazione, nonché titolare di una boutique e sartoria Lina Catalano. Dalla parte dei professionisti dello spettacolo, dalla zona di Stoccarda, il cantante Marco Serra, la cantante Antonietta Di Ganci, in arte Nelia The Voice, e dalla zona di Karlsruhe il cantante e promoter Toni Fazio. Per la circoscrizione consolare del Baden-Württemberg da Stoccarda, il console generale d'Italia, dottor Massimiliano Lagi, insediato da gennaio di quest'anno e pronto a onorare e seguire le norme dell'ex console, dottor Massimo Darchini, rientrato appena a Roma, e a cui mando i miei più cari saluti e ringraziamenti per essere stato sempre presente per i nostri connazionali italiani qui in Germania, nella zona del Baden-Württemberg, e naturalmente è stato anche presente spesso e volentieri anche nelle nostre trasmissioni, quindi ringrazio e un augurio anche a lui. Da Pforzheim, la casa leader del mercato artistico in Europa SDA Saremo Eventi, etichetta indipendente e titolare dell'Accademia della Canzone Italiana in Germania, l'organismo che dal 90 promuove e coordina concorsi canori televisivi di primo ordine per giovani talenti italiani emergenti residenti in Germania e all'estero. Dalla Toscana il pluripremiato scrittore e poeta Nilde Luigi Moscato e soggettista cinematografico, nonché autore della collana Sinfoni, formata da più di 30 volumi di inestimabile valore cinematografico. Tra i tanti ricordiamo Babbo Natale mi regali un papà, l'uomo che venne da sud e uno strano caso per la dottoressa Jo, le tre serie del noto sceneggiato televisivo Giallo Rosa, di cui due girati negli USA, e il suo attuale capolavoro uscito proprio in questo difficile periodo, Pagine colorate d'amore e i casi della vita, una raccolta di bellissime, affascinanti e coinvolgenti storie che vale la pena, soprattutto in questo periodo, di leggere. Da Pforzheim non poteva che non mancare la presenza di Padre Arcangelo Biondo della Missione Cattolica Italiana di Pforzheim. Rossella, partiamo subito con te. L'impressione di questo imprevisto che ha investito il mondo intero. Buonasera, buonasera a tutti e grazie per questo momento di incontro.
In realtà è stato un vero tsunami per tutti noi, un doverci fermare all'improvviso in una vita sostanzialmente in corsa. Per tutti noi è stato una battuta di arresto, ma per il mondo della cultura probabilmente è stata una battuta d'arresto ancora più forte, ancora più dolorosa. Di Ganci, io ti vedo fremere, dimmi un pochettino tu, ecco. Beh, quello che è successo da praticamente un anno a questa parte è un grande capitolo della nostra storia che sicuramente non dimenticheremo mai perché veramente ci sta segnando in una maniera importante, sia per la tragedia appunto di tutte queste vittime, no? Sia perché secondo me sta cambiando un po' il nostro modo di approcciarci agli altri, no? Siamo diventati scontrosi, siamo diventati freddi, ci manca proprio il contatto, ci manca il calore che un abbraccio ci può dare, che un caffè con un'amica ci può dare, che una famiglia ti può dare. Quindi questo è veramente un capitolo brutto della nostra storia che ci segnerà, ci lascerà un segno veramente indelebile. Luigi Moscato, come, ecco, l'Italia, come sta vivendo questo periodo? Penso che è stato come un tsunami a livello mondiale che ci ha colpiti all'improvviso e noi ci siamo dovuti barcamenare in uno stato di vita diversa dal solito, a sperare in Dio, impreparati, sforniti di sistemi di difesa da poter fronteggiare questo nemico invisibile, anche se nella seconda pandemia avevamo già un piano pandemico che se attuato 10.000 morti sarebbero ancora vivi. Ritorno da voi qui in Germania. Luisa e Steffi, ditemi voi come state vivendo questa situazione? Allora, in questo momento sappiamo tutti la brutta situazione del Covid che purtroppo ha fermato tutto il mondo e a noi dispiace veramente A noi dispiace tantissimo, tantissimo. naturalmente, perché in questo imprevisto accaduto ha spiazzato sia noi, ha Infatti. spiazzato tutto il mondo, naturalmente, quindi è stata una brutta botta per tutti. Padre Arcangelo, lei come sta vivendo con la sua comunità qui a Forza in questo grande problema? Sia lodato Gesù Cristo. Questa pandemia del coronavirus è più di una tragedia, di una catastrofe, è una tempesta inaspettata che ci ha colpito, ecco, a livello fisico, psicologico, relazionale, spirituale. Siamo impotenti e smarriti, tutti i cinque continenti colpiti da questa pandemia. Tutti siamo, come diceva McLuhan, un massimediologo canadese, McLuhan diceva siamo in un mondo, siamo in un mondo globale. Siamo, come direbbe anche il Santo Padre Papa Francesco, siamo tutti sulla stessa barca. Lina, tu che sei un'imprenditrice, qual è il tuo problema? Ok, buonasera innanzitutto, grazie Angela per l'opportunità che posso dire pure la mia. Grazie anche a te. Volevo dire soltanto che sarebbe ora, cioè, di riaprire perché le persone magari hanno problemi, hanno l'ansia e tutte queste cose qua, però io innanzitutto, cioè, l'ho seguito diversamente, giornalmente venivano persone, si scherzava, si rideva. Innanzitutto non sono i miei clienti, sono più i miei amici, però ultimamente noto che le persone magari mi telefonano a casa e purtroppo non possiamo aprire e io penso che non è tanto giusta la cosa perché altrimenti finisce il commercio in poche parole. Le persone vanno ad acquistare ovunque, penso, vanno in farmacia, vanno, non lo so, in qualunque a comprare la spesa, a fare. Però io penso che non ci sia niente di male, anche se qualcuno viene in una boutique a comprarsi un pantalone, perché tanto abbiamo la distanza opportuna e poi se vogliono provare oppure farsi reparature sull'abbigliamento,
sarebbe una cosa buona. Se ho capito bene, tu lì a Forzheim tu c'hai una boutique e anche una sartoria, quindi sì, parli anche sì, di questo handicap. Sì, sì. E le persone adesso, in poche parole, nessuno esce più, tutte hanno paura, però tutte hanno bisogno di fare delle riparature, in poche parole, oppure di acquistare qualche cosa, oppure magari di sedersi e bere un caffè come prima, magari a distanza, perché tanto lo facciamo tutti a distanza, ognuno cerca di guardarsi la sua salute, in poche parole. Ecco, passiamo la palla subito a Marco Serra e poi anche Tony Fazio, entrambi. Buonasera a tutti, intanto ringrazio TV Italia di questo invito. È chiaro che il messaggio viene rivolto anche a persone che purtroppo hanno perso i loro cari e quindi è a livello di salute una situazione che ha coinvolto tante persone, ma che ha fermato completamente a livello lavorativo tante categorie. La musica ha subito dei notevolissimi danni. Considerate che sono ormai più di un anno che non si riesce a lavorare come normalmente eravamo abituati. Ma comunque ci si augura che prima o poi tutto questo possa finire e poter tornare alla normalità. Ovviamente la mia attenzione è rivolta non solo alla categoria della musica della quale mi occupo, ma anche ristorazione e tanti altri settori che sono fortemente colpiti. Ciao Angela, ciao Televideo Italia, grazie di poter essere qui con voi. Beh, questo imprevisto che ha investito il mondo intero purtroppo è una cosa grave, molto grave. Una pandemia così non credevo mai di viverla. Non vediamo l'ora di uscirne fuori. Bene, ascoltando questo, il vostro pensiero a quanto pare a chi va in questo periodo allora? Riganci, parto subito da te e poi magari... Ovviamente non possiamo non citare anche le famiglie che hanno perso un parente, un amico, un fratello, un cugino, un figlio anche a causa di questo virus maledetto. Beh, immaginare a chi vada il mio pensiero in questo momento così difficile, sicuramente alla collettività mondo innanzitutto, nel senso che credo che nessuno possa rimanere inerte di fronte a quello che stiamo vivendo, e penso che sicuramente il nostro modo di sentire, il nostro modo di relazionare in questo momento, orientato al distanziamento, orientato alla lontananza, forse in realtà ci sta insegnando a comprendere meglio quella che è la valenza della vicinanza, a cui eravamo abituati e che in gran parte abbiamo dimenticato. A chi va in maniera particolare il mio pensiero? A tutti noi artisti, devo essere sincera, perché ci sentiamo, non possiamo non dirlo, in un certo qual senso dimenticati, nel senso che siamo quella parte di società così essenziale ma così superflua, che però condiziona il mondo, condiziona la maniera di sentire il mondo, la maniera di vedere il mondo e soprattutto la maniera di comprendere il mondo. E il fatto che oggi si possa immaginare anche semplicemente che tutto possa scorrere senza la presenza in alcuna maniera della cultura è qualcosa di estremamente doloroso, quindi innanzitutto va a quello che è il mio settore, poi va naturalmente a tutti i settori che stanno soffrendo terribilmente in questo frangente, ma in particolare, consentitemi di dirlo, e questo come mamma, va ai bambini, perché credo che loro stiano affrontando forse la parte più dolorosa, cioè il trovare i propri giochi chiusi, l'essere impossibilitati nell'abbracciare un proprio amichetto, l'incontrarlo semplicemente in quella che è la dinamica più naturale e sociale del mondo, rappresenta forse l'esplicitazione massima di quello che è il vissuto di questo frangente storico. Durante questa pandemia è stato tutto difficile musicalmente, ci siamo fermati e ci manca tantissimo il calore del pubblico e sono loro sempre che ci sostengono, specialmente questo periodo della pandemia, quindi
da questi momenti difficili, più che altro. Dobbiamo solo aspettare. Padre Arcangelo! Sì, sì. Il mio pensiero principale a chi va in questo periodo di pandemia, anzitutto va ad alcune categorie di persone. Prima di tutto, ecco, le famiglie in cui c'è stato un lutto a motivo del coronavirus. Ecco, se ne sentono tutti i colori, anche nella mia parentado. Ecco, mio cugino è morto a Roma solo come un cane. Ecco, aveva solo il telefono per comunicare alla famiglia lui che stava morendo piano piano. Allora, alle famiglie che hanno avuto un lutto, il mondo degli anziani, ecco, e quanti anziani, quanta memoria storica purtroppo si è perduta. Ecco, abbiamo davvero, ci siamo, la nostra umanità in certo qual senso si è impoverita di memoria. Il mio pensiero va anche ai malati, ma ai malati terminali. Mio fratello, per esempio, ha il Parkinson, fa fatica davvero perfino a uscire, ma non può ricevere amici. Penso ai tumorati che sono immunodepressi, che hanno bisogno, avrebbero bisogno, ecco, di essere di una boccata d'aria, qualche relazione umana, e che purtroppo anche rallentata la chemio, vanno in ritardo e c'è anche una crescita, ecco, di persone che muoiono a causa del tumore. Penso a quelli dimenticati, i più dimenticati oggi sono quelli per sterminio, per fame. Nell'agenda dei politici al primo posto c'è sempre il coronavirus in queste da più di un anno, ma sappiamo che i morti per sterminio, per fame in tutto il mondo, ecco, continua. Allora, tanti poveri muoiono e neanche sappiamo neanche come si chiamano. Penso anche a chi ha perso il lavoro, anche questo è un dolore al cuore, perché il primo valore sociale, ecco, dopo la famiglia è il lavoro, e senza lavoro non c'è dignità. Ecco, speriamo che ci sia davvero fondamenti di giustizia, un mondo nuovo che deve nascere. Prima che parlare di carità, di solidarietà, abbiamo bisogno di più giustizia. Sulla giustizia, ecco, garantita a tutti, ecco, allora si può costruire un mondo solidale. Luigi Moscato. Devi un pensiero panoramico, nel senso che ci siamo ritrovati tutti agli arresti domiciliari, le partite IVA già precarie a stringere la cinghia, soffocate per non poter produrre e strozzate dalle banche. Il pensiero va anche a migliaia di famiglie per la perdita dei propri cari, un vero dilemma. Solo pensare che il proprio defunto sia stato come strappato dal cuore, senza aver potuto fare nulla e nemmeno un saluto da Dio. E in questo caso più che mai va un pensiero al governo, che tiene laureandi, medici, infermieri a numero chiuso, e al momento di bisogno si avvantaggia a cercarli fra i pensionati a sperare in Dio, invece di svincolare e promuovere queste categorie essenziali per la salute dei cittadini. Lo Stato ha fatto in modo in diverse nazioni che per determinati motivi ci sia un distanziamento sociale, l'uso delle mascherine, disinfezione delle mani, distanza fra i tavoli se si è un ristorante, eccetera, eccetera. Qualora il locale sia messo in sicurezza, ha anche diritto, secondo me, di lavorare. Non vedo perché ci sia alla fine una chiusura totale del locale stesso. Questa è una cosa che secondo me andava gestita in modo diverso. Il mio pensiero principale va a tutte le persone che lottano contro questa pandemia, contro questo virus, le persone che lavorano nei supermercati, le persone che lavorano nell'ospedale, a tutti quelli che non hanno più niente, che hanno perso tutto, a loro va il mio pensiero.
Bene, d'accordo Lina. In questo caso io so che sei di prima o di seconda generazione a livello attività commerciale, quindi tu fai solo questo lavoro, vero? Sì, ho fatto solo questo e faccio solo questo e lo faccio con tutto il cuore. E le persone che vengono sono soddisfatte e per questo vorrei continuare. Sarebbe una mancanza se le persone non potrebbero più andare in giro a fare le cose come si facevano prima. Ecco, in questa grave situazione di pandemia, giustamente siamo stati tutti quanti costretti a rimanere un po' segregati a casa nei nostri studi a livello musicale o anche televisivi. Quale sostegno? Cominciamo da Rossella, dall'Italia, se ci sono stati anche dei sostegni, degli aiuti istituzionali e poi giustamente ripartiamo di nuovo con la Germania. Dunque, in Italia ci sono stati degli aiuti istituzionali. Io sono in una posizione particolare perché naturalmente, oltre ad essere compositrice e concertista, sono una docente di conservatorio. Mi sono adeguata, a quello che naturalmente è la didattica a distanza, anche per il conservatorio, nonostante rappresenti una gamma di difficoltà, non indifferente. Però, fortunatamente, nell'ambito delle cosiddette materie teoriche e estremamente più semplice riuscire a gestirle. Ci sono stati degli aiuti istituzionali, ma realmente, cioè, il problema anche qui affiora in maniera specifica e particolarmente forte per il mondo della cultura, perché il nostro è un mondo che vive nella discontinuità, è un mondo che vive nella valenza della cosiddetta produzione musicale o produzione culturale in genere. E quindi pensare di poter erogare un sussidio una tantum a gente che in realtà ha un'agenda in cui quel sussidio non rappresenta magari nemmeno una frazione minima, oppure così dilatati nel tempo da non rappresentare alcuna forma di tranquillità o di sicurezza, credo che sia troppo, realmente troppo, troppo contenuto. Luisa e Steffi, avete anche voi ricevuto degli aiuti? Allora, per quel che riguarda il nostro lavoro, non abbiamo avuto nessun aiuto o rimborso dallo Stato. Quindi naturalmente purtroppo no, non abbiamo avuto aiuto su questa situazione. Sì. Speriamo che possiamo ripartire di nuovo con le nostre serate musicali. Ma cos'era da te? Allora, premetto che questa è una risposta data da una persona che nel mio caso specifico, che è iscritta regolarmente con la sua partita IVA, Steuernummer, eccetera, eccetera, come si dice in Germania, quindi che fa regolare i contratti che poi vengono versati e paghi le tue tasse. Quindi è chiaro ed è giusto che le persone che sono iscritte regolarmente e che hanno una partita IVA e che fanno delle fatture, in questa situazione vengano anche sostenuti, perché parlo di me, anch'io ho famiglia e figli, e non potendo lavorare, mi obblighi a non lavorare, devo essere per ovvi motivi in qualche modo sostenuto. Anche sotto questo punto di vista, bene o male in Germania, gli aiuti gli hanno dati e si ricevono così come li ho ricevuti io. È anche chiaro però che non sono assolutamente paragonabili a quello che tu potresti guadagnare facendo il tuo lavoro in modo normale. Antonella. No, io non ho richiesto aiuti istituzionali, di conseguenza non ne ho avuto, però so che la Germania ha aiutato veramente tantissimi gestori di attività e questo mi fa molto piacere perché comunque anche ancora una volta la Germania ha dimostrato di essere avanti rispetto agli altri. Padre Arcangelo, sicuramente della zona di Pforzheim ha sentito qualcosa se le istituzioni tedesche hanno aiutato? Nessun aiuto istituzionale, ecco, ma no, è noto che nel primo lockdown, sia in Italia,
c'è stata tanta promessa di contributi. Stanno arrivando, sappiamo che l'Italia su questo punto marcia con lentezza, con al rallentatore, ma il governo ha promesso, arriveranno. Invece nel primo lockdown in Germania subito, ecco, tanti ristoranti, tante aziende hanno ricevuto dei contributi economici. Ecco, questo è una cosa bella. Però in questo secondo lockdown che stiamo vivendo, ecco, sia lo Stato tedesco non ha promesso contributi. Beh, aiuti qui in Germania, sì, li abbiamo avuti, giustamente perché è messo in regola, è messo artisticamente dichiarato, lo Stato dà qualcosa, non è che dà una cifra chissà quando, però diciamo che di fame non si muore e ci aiutano a sopravvivere questa pandemia, ringraziando Dio. Ma per sentito dire, questi aiuti sia come una parola magica, nel senso che molti non ricevono niente e che sono sempre in attesa, ma non solo, e non è per essere drastici, ma che se di aiuti si può parlare sono molto irrisori, è come aver usufruito di un caffè, ad esempio uno che paga 800 euro di affitto riceve meno di 400, quindi immaginiamoci come funzionano questi aiuti, dove e quanto e se arrivano. Durante questa pandemia, visto che siete rimasti un po' tutti a casa, siamo rimasti un po' tutti a casa, no? E allora come vi siete organizzati anche con il vostro pubblico? Ovviamente non potevo abbandonare le persone che comunque mi seguono sempre, quindi mi sono concessa diverse dirette musicali qui nel mio studio. per i miei fan, ma non solo per i miei fan, anche per le persone che magari si sono connesse per caso, no? E mi hanno visto in diretta. Penso che sia bello comunque poter regalare un'emozione a qualcuno. La musica, come dicevo prima, è vita, no? Ci segna, ci aiuta nei momenti soprattutto difficili. Quindi mi piace pensare che molte delle persone che hanno seguito le mie dirette abbiano avuto la fortuna, per così dire, di poter essere stati allietati dalla mia voce. Quindi l'ho fatto anche per questo e sicuramente lo dovevo anche alle persone che mi seguono sempre, che comunque mi hanno in questi mesi tanto scritto, hanno tanto aspettato che io comunque fossi presente in qualche modo, no? Nelle loro vite, quindi per fortuna abbiamo un mezzo stupendo che si chiama internet e che oggi ci aiuta anche in un momento come questo. Quindi veramente non potevo lasciarli da soli, quindi le dirette mi hanno sicuramente accompagnato e hanno accompagnato chi mi segue sempre. In questo momento fondamentalmente è realmente doloroso, no? Vedere che tutto si basi sui ricordi di ciò che è stato, sui ricordi di quello che sostanzialmente in questo momento non c'è più. Alcune notizie per fortuna continuano ad essere vive, questo perché la mia attività compositiva continua ad andare avanti nonostante la pandemia e quindi mi consente di esprimermi ancora, sebbene naturalmente l'attività esecutiva invece sia completamente ferma. Però il seguito non so se si possa definire tale, ma credo che derivi dalla veridicità, nel senso che poi alla fine quello che realmente conta è quanto veritiera possa essere la comunicazione, o almeno questo è il principio su cui io baso quella che è la mia attività di comunicazione. Quindi credo che realmente se c'è una modalità oggi più di ieri per poter essere seguiti, chiamiamo in questa maniera la propria attività di connessione col mondo esterno che è rimasta affidata unicamente al virtuale, beh, credo che debba basarsi sulla veridicità. Anch'io, oltre ad esortare, diciamo, in chiesa a rispettare le norme igieniche, ecco che ormai le sappiamo a memoria, tutti abbiamo il nostro concetto di igiene, ecco, la distanza, pulirsi le mani con i prodotti adatti, la maschera e così via. Ecco, in questo secondo ritorno della pandemia non ho mai smesso di celebrare la Santa Messa, ecco, qui diciamo nella missione cattolica, nella Westerlich, Karl Friedrich, ma solo per sei persone, ma questi fratelli
ecco, devono, ecco, prenotarsi per dare possibilità. Di recente ho messo anche la terza messa, ecco, ogni domenica alle 10:30 c'è la Santa Messa, sempre per 6 massimo, ecco 7 italiani, non di più, perché gli spazi, ecco, sono quelli che sono, insomma. Ecco, e poi, ecco, ho riscoperto l'apostolato della telefonata ai nostri ammalati o anziani, di portare la spesa a qualche famiglia bisognosa, purtroppo ci sono anche quelli bisognosi, ecco, portare la comunione agli ammalati, sempre con grande prudenza, e soprattutto quello che non faccio mai mancare, ecco, l'adorazione eucaristica. Tutti i giovedì si mette in ginocchio e si intercede verso il Padre. Incoraggiandolo, scrivendo opere di buon auspicio che producono gioia, allegrezza, da far sperare che dopo la tempesta torni sereno. Da marzo scorso ho pubblicato Pace nei colorati d'amore, Un angelo per Natale, La scogliera dei sogni incantati, raccolta di poemi ironici e poetici e altri che al momento mi sfuggono. E ora sto lavorando a un'opera molto, molto bella, tra l'altro, L'amico immaginario, storia molto divertente, ma sempre sul tema amore e salute. Io ho comunque cercato di rimanere sempre in contatto con i miei clienti, sia tramite social, si è cercato di fare delle serate con dirette Facebook o Instagram, appunto sui social, dove si è cercato più che altro innanzitutto di tenere in allenamento la voce, ma anche tenersi in contatto con le persone, quelle che sono nei tuoi canali social, e quindi facendo musica da casa, ovviamente, fra virgolette, ti tieni in contatto con le persone. Il pubblico a noi ci manca tantissimo, non posso esprimere questa cosa bella che c'è col pubblico e dare questa gioia, questa grinta che manca. E forse quando inizieremo la farò ancora più bella, più con voglia e con grinta, per spaccare proprio tutto veramente. Questo lo farò con grande voglia veramente. Beh, diciamo che siamo stati molto, molto creativi sui social, ci diamo da fare, facciamo dei talk, facciamo dei podcast, facciamo delle serate, concerto virtuale, lo facciamo per stare vicino ai nostri fans, alle persone che ci seguono, per dare anche un sostegno e un conforto che tutto prima o poi passerà. Ecco, visto che è nato un po' di armonia, in questo caso i progetti futuri, partiamo con Rossella e poi magari intervenite un po' tutti se qualcuno di voi ha dei progetti in atto. Grazie. Allora, progetti futuri ce ne sono tanti, nel senso che la mente di un musicista, credo in senso generale, e in particolare poi di un compositore, chiaramente continua a creare anche momenti di grande fermo come questo. Ci sono diversi progetti, alcuni integralmente al femminile, a cui tengo molto, non riesco ad anticiparvi nulla, ma è strettamente legato col mondo del teatro e realmente credo fortemente in questi progetti. Due di questi in particolare, nella loro natura sono profondamente diversi, ma guardano al mondo esterno in una maniera veramente profonda, ed è quello che vorrei fare in tutto il mio futuro prossimo. Sì, i miei progetti futuri, beh, allora sicuramente quello di tornare a spaccare, a far casino per le strade, no? Nei vari locali. E questo sicuramente. Poi ho in mente di non so, sto attraversando una fase della mia vita in cui voglio dare un cambiamento proprio radicale, no?
anche a livello fisico sto provando a cambiare sul serio, perché voglio avere anche una nuova immagine, no? Posso dire che voglio creare un personaggio, una persona che oltre a essere riconosciuta per la sua voce, venga anche riconosciuta per il suo aspetto, perché a giorno d'oggi conta anche molto. E poi sicuramente non vi nego che ho tantissima voglia di fare un album di inediti, così che le persone possano associare anche la mia voce a delle canzoni inedite, oltre che alle cover che di solito comunque ascoltano. Naturalmente i nostri progetti futuri sono i nostri eventi, che ci stiamo lavorando tantissimo per programmare magari un nuovo boom musicale. Speriamo che sia più presto. Abbiamo tanta voglia di fare, abbiamo voglia di spaccare, ci manca tantissimo il pubblico, il calore del pubblico. Aspettiamo soltanto che finisca questa pandemia per ripartire di nuovo. Naturalmente. Siamo esortati a non spegnere, a non spegnere la fiammella smorta, ma riaccendere la speranza di un mondo nuovo, sognare un mondo nuovo. Ognuno si deve chiedere cosa stiamo imparando per il futuro. Dio ha tanto amato il mondo, da donare il suo figlio, perché chi crede in lui si salva. I miei progetti sono avere il tempo di portare a fine altri 5 opere mancanti della mia collana, in particolare L'albero di famiglia o della vita, il titolo è provvisorio, dove prenderanno parte tutti i miei familiari, parenti, compresi vicini e lontani. Ho avuto la fortuna prima del secondo lockdown di partecipare a una trasmissione televisiva su una rete tedesca, dove è andato molto bene. Ho avuto un riscontro a livello mediatico abbastanza importante, e grazie a questo si sono aperte altre collaborazioni e altre proposte lavorative su altri canali tedeschi. Io scrivo tanto e ho già pubblicato un album con 3 inediti, e si è in lavorazione ovviamente sempre comunque per nuovi progetti futuri. Come già ho rilasciato, ho fatto un release di una canzone a Natale il 23 dicembre, che si trova sui miei social. A metà o fine febbraio facciamo un altro release di un'altra canzone, sto preparando il mio album, cerchiamo di dare un po' di supporto anche alle persone non tante conosciute, di preparare i vari concerti per quando finisce la pandemia, per essere pronti e preparati, e questo sono, diciamo, i punti più essenziali dove ci stiamo lavorando sopra. Stiamo molto nello studio, stiamo molto a produrre, stiamo molto a fare delle composizioni. Vediamo cosa succederà e come, quando andranno in ballo. Bene, vedo che ci sono tanti progetti a quanto pare che volano in pentola, quindi non vediamo l'ora anche di ospitarvi, magari quando finirà presto questo lockdown. Ecco, esatto, di avervi in studio e magari seguire di persona i vostri progetti e magari promuoverli, per l'amor di Dio. È sopraggiunta naturalmente anche la nota della SDA Sanremo 20, che attualmente è impegnata, sicuramente lo sapete tutti quanti, con il Festival della Canzone Italiana a Sanremo, il Festival di Sanremo, però nonostante tutto ci ha mandato una nota perché ci teneva molto ad essere presente magari virtualmente a questo programma. Leggo testualmente quello che ci ha mandato: è dall'89 che nel nostro mondo di impresari artistico, televisivo e manageriale ci si conosce più o meno tutti, e quando qualcuno si presenta percepisci nell'immediatezza se vale la pena di aprire un sano e durativo rapporto di collaborazione, ci dice la SDA Sanremo Eventi in questa nota. Gli aiuti sono arrivati e li abbiamo avuti, ma i danni sono irreversibili. Se da un lato la rete è diventata una fonte fondamentale di supporto, comunicazione e continuità agli affari, dall'altra sono aumentati i rischi di cadere a fake. Premesso che non ne faccio di tutto un'erba un fascio, ci dice sempre il direttore, ma rimango basito nello scoprire paradossi da parte dei certuni che, fuori da loro competenze e da ogni logica, propongono tutto e tutti senza una reale qualifica.
È vero che la pandemia ha portato anche crisi, ben venga allora la creatività e la tecnologia, ma prima di dare affidabilità a chi che sia, specie sui social, è bene almeno controllare la veridicità di chi si propone dietro uno schermo, perché magari nella vita reale fa tutt'altro mestiere. Le vittime che il Covid miete non mi ha lasciato indifferente, termina il direttore, anzi mi ha fatto riflettere quanto in realtà siamo fragili di fronte a questo nemico. Fiducioso mi auguro pertanto che torni presto la normalità affinché ognuno ritorni a ricoprire il proprio ruolo. In questi ultimi tempi ho avuto modo di conoscere e praticare giovani organizzazioni che, anche se sbagliano un qualcosa, hanno talento nel fare e gestire con serietà i loro spettacoli e concerti, come altrettanto gli artisti che avete appena interpellato. Grazie. Indiscutibilmente sono l'esempio positivo e più naturale di chi, con dignità, porta a casa il pane. Questi sono il nostro futuro e meritano rispetto e sostegno perché non offendono l'arte della musica e nemmeno i nostri lavori e valori trentennali basati su fatti, no parole. Grazie per avermi dato la parola, grazie anche a lei, direttore della SDA Sanremo Eventi, e buon festival anche a lei. Dottor Massimiliano Lagi, io non l'ho lasciata per ultimo, per l'amor di Dio, ma solo per dargli l'opportunità un pochettino di conoscere un po' queste problematiche che ci sono dei nostri connazionali nella regione del Baden-Württemberg, e avete sicuramente anche ascoltato anche quelli dall'Italia. E io so che giustamente si è insediato da poco, quindi da gennaio, intanto le do sempre il benvenuto, naturalmente grazie fino all'ultimo secondo che è riuscito ad entrare in collegamento con noi, e giustamente non la tempesto di tante domande, però magari mi piacerebbe ascoltare un pochettino e presentarsi al nostro connazionale. Grazie, a lei la parola. Cari connazionali, mi chiamo Massimiliano Lagi e sono il nuovo console generale d'Italia a Stoccarda, nuovo ma non nuovissimo perché sono arrivato qui a settembre del 2020. Purtroppo con la pandemia in corso non ho potuto fare ciò che veramente desidero di più, e cioè conoscervi personalmente, conoscere le vostre straordinarie storie, le vostre straordinarie storie di vita e professionali. So che la realtà qui nella circoscrizione è estremamente complessa, articolata, e non solo per i tanti connazionali che vi sono, ma anche per l'altissima qualità dei connazionali, umana e professionale, dei connazionali che sono qua. Il messaggio di oggi per me quindi era, oltre a volermi presentare, prima di tutto una vicinanza con i mezzi che possiamo usare per essere appunto insieme a voi in questo momento di grandissima difficoltà, in questo anno tremendo della pandemia. Come non posso essere appunto con voi e viaggiare, almeno che vi giunga questo mio messaggio, questo messaggio anche da parte di tutto il personale del Consolato Generale d'Italia, di vicinanza. Vicinanza che vuol dire anche rimanere aperti e continuare a erogare servizi nonostante le difficoltà della crisi causata dal virus. Il consolato ha purtroppo dovuto chiudere in due occasioni quando sono stati rilevati casi di positività, ma abbiamo riaperto subito dopo pochissimi giorni, non appena abbiamo potuto mettere in sicurezza di nuovo il personale e gli utenti per continuare a erogare servizi. Per quanto riguarda il Covid, quindi abbiamo istituito un sistema di appuntamenti proprio per limitare i rischi, e abbiamo anche istituito un servizio telefonico molto più ampio di ricevimento delle telefonate, che spero sia apprezzato da tutti voi. Quindi cerchiamo di ovviare a questa difficilissima situazione dandovi ancora più ascolto al telefono, più contatti per email. E a questo proposito vi invitiamo anche a usare in maniera ancora più intensa, direi, il sistema fast.it, che è il sistema attraverso il quale i connazionali si possono non solo iscrivere all'AIRE, ma anche modificare i propri dati anagrafici aggiornandoli con pochi clic e da casa.
senza dover quindi recarsi, spostarsi, prendere mezzi, fare chilometri per recarsi in consolato o persino nemmeno alla posta per spedire i documenti. Quindi un'altra volta un invito a usare fast.it, che è un sistema efficiente che ci fa arrivare la vostra documentazione e ce la fa processare senza rischi e senza dover costringervi a farvi venire in consolato. Vi invito anche in questo periodo naturalmente a informarvi bene presso i vostri medici di famiglia, presso le strutture sanitarie del Land, per la campagna di vaccinazione. Sapete che la campagna di vaccinazione è iniziata in Germania, come in Italia, come in tutti i paesi dell'Unione Europea, il 27 dicembre scorso e sta andando avanti. Abbiamo tutti ricevuto dal Land una lettera che ci fornisce le informazioni necessarie per prendere gli appuntamenti che quindi devono essere presi. Noi come consolato siamo a vostra disposizione ove abbiate difficoltà, ove abbiate necessità e abbiamo anche istituito un servizio telefonico tutti i giorni proprio per darvi informazioni per quanto riguarda appunto coloro che dalla Germania vogliono recarsi in Italia e coloro che dall'Italia si vogliono recare in Germania. È un servizio che viene costantemente aggiornato attraverso la collaborazione dell'Ambasciata d'Italia a Berlino con le autorità sia tedesche che ovviamente con le amministrazioni competenti italiane. Un pensiero anche di vicinanza naturalmente per i nostri studenti e i nostri insegnanti di italiano. La lingua italiana è naturalmente il veicolo della nostra cultura, quindi vi invito a continuarne l'apprendimento. Vicinanza anche agli imprenditori che in questo ultimo anno ovviamente stanno attraversando una crisi durissima, quindi agli imprenditori delle aziende italiane qui nel Baden-Württemberg e in tutta la Germania un messaggio di solidarietà e di sostegno. E per quanto riguarda infine il settore dello spettacolo, della cultura, dell'arte, anche qui molto provato, noi continuiamo a essere a disposizione anche con le iniziative del locale Istituto Italiano di Cultura. Voglio anche salutare in particolare gli amici del Comites, dei patronati, delle missioni e di tutte le reti del Consolato Onorario, naturalmente a Mannheim, e di tutta la rete di solidarietà che abbiamo costruito da italiani in questi decenni. Un caro saluto e spero di vedervi, di abbracciarvi, di stringervi la mano personalmente, senza mascherine, senza dover tenere distanza e senza dover ricorrere ai mezzi digitali. Ancora grazie e arrivederci. Bene, giunti al termine con l'auspicio che magari questo lockdown finisca più presto, che ritorniamo tutti quanti alla normalità. Io ringrazio tutti gli ospiti che sono stati in collegamento con noi, il maestro Rossella Spinosa, l'imprenditrice Lina Catalano, gli artisti Luisi e Stefi, Marco Serra, Antonietta Di Ganci, Toni Fazio, il console dottor Massimiliano Lagi, il dipartimento Europa Manager SDA Saremo Eventi, impegnato come ho detto prima al Festival di Sanremo, al 71° Festival di Sanremo, e lo scrittore e poeta Naif Luigi Moscato, il presbite della Missione Cattolica Italiana di Forza, il padre Arcangelo Biondo. Sì, un saluto sincero a tutti i connazionali in Germania con l'augurio che stiano bene. Un saluto e un grazie speciale al Corriere d'Italia e a Televideo Italia di informazione di Angela Saieva, condotte con seria professionalità davvero utile, che dà un contributo indispensabile alla collettività, un servizio davvero intelligente e soprattutto necessario. Tanti auguri a voi. Ciao. Bene, innanzitutto vorrei ringraziare voi Televideo Italia, te Angela, che vi date sempre da fare, siete sempre in prima linea e ci date lo spazio anche a noi di poter dire la nostra. Poi volevo ringraziare a tutta la gente che mi segue, che mi danno il supporto ogni giorno, ci danno il sostegno di continuare a non arrenderci mai, anche se questo periodo è molto molto difficile.
E poi giustamente ringraziare la famiglia e ringraziare a tutti quelli che mi vogliono bene. Ti ringrazio di cuore e vi lascio una buona giornata e sempre un in bocca al lupo. Grazie, bacione. Vogliamo fare dei saluti e ringraziamenti ad Angela. Per l'opportunità naturalmente che ci ha dato tramite la sua emittente Televideo Italia, e un grazie in particolare va al Corriere d'Italia e alla stampa italiana e nazionale. Quindi penso di non aver dimenticato niente. Io saluto ancora tutti, grazie di cuore. Grazie, grazie Bacioni da Luisa e ugualmente. Steffi, Saluti. salutoni e che vada bene, che ritorniamo più forti di prima. Baci, baci veramente di cuore. Bacioni. Luis e Steffi. Luisa e Steffi, baci. Ringraziamenti a tutte le persone che mi seguono, ai miei canali, a TV Video Italia, che non è la prima volta che io vengo interpellato, sia per mini concerti di beneficenza, eccetera, dove io partecipo molto, molto con piacere. E i ringraziamenti vanno a loro, a Dino e ad Angela, di TV Italia, come ho già detto, ma anche a tutte le persone che mi seguono e che mi seguiranno in futuro. Speriamo di rivederci presto, vi abbraccio, grazie della vostra attenzione, seguitemi sui miei canali Facebook, Instagram, YouTube. Sulla mia pagina web, come ho detto, il mio nome è Marco Serra. Ci vediamo presto. Grazie mille. Buona fortuna. E allora c'è bisogno di conforto, di molto conforto, c'è bisogno di abbracci e non, noi come comunità italiana non vediamo l'ora di fare festa, di abbracciarci davvero e di sentire non la distanza ma la vicinanza. Ecco, voglio dare la mia benedizione, vi lascio davvero la benedizione di Gesù perché davvero, ecco, possiamo essere testimoni in questo tempo difficile. Questa è un'opportunità molto bella, essere testimoni di amore in un tempo difficile. Allora, viva Gesù, viva i cristiani, viva la fraternità. Ecco, con questo vi do la mia benedizione, ecco, il mio saluto affettuoso. Padre Arcangelo Biondo, Missione Cattolica Italiana di Pforzheim. Amen. Grazie Angela per l'opportunità che posso dire pure la mia. Grazie anche a te. Saluto, sì, saluto tutte le persone che mi conoscono. Grazie di cuore, veramente, a tutti voi che siete presenti, che anche con un semplice complimento, con un semplice bravo, con un semplice anto, quando ti vedo cantare, quando ti ascolterò, mi fate veramente felice. Quindi grazie a voi che ci siete sempre. Ringrazio la mia famiglia, mio marito e i miei figli che sono la mia ispirazione. E niente, che dirvi? Seguite il mio canale Nelia The Voice su YouTube e tanti tanti baci e buona musica a tutti. Ciao! Beh, voglio fare dei ringraziamenti. In realtà un ringraziamento voglio porlo a voi, a Televideo Italia. Io vi ho conosciuti quando c'è stata la prima esecuzione della mia opera da camera per Stoccarda e con un'opera dedicata sostanzialmente alla cultura italiana, perché era basata su una novella di Pirandello, liberamente trattata naturalmente per l'allestimento scenico, e in prima esecuzione proprio con il New Media Ensemble a Stoccarda, ed è stato 2 anni fa circa, 2 anni e mezzo fa. E in quell'occasione ci siamo conosciuti ed è stata un'esperienza gratificante per vedere il riconoscimento della cultura italiana in un paese che per noi musicisti rappresenta un pilastro di riferimento, quale è la Germania, che conosco molto bene e che apprezzo enormemente, ovviamente. E da quel momento i nostri contatti sono rimasti vividi e questo mi fa enorme piacere. Per il resto desidero realmente ringraziare tutti coloro i quali penseranno a quello che stiamo vivendo e non dimenticheranno, perché secondo me questo è il rischio più grande, che ci si possa dimenticare. Mi auguro che questo non accada. Prima di chiudere questo programma, naturalmente la mia redazione Televideo Italia
rinnova gli auguri alla redazione del Corriere d'Italia, che proprio in questo mese ha festeggiato 70 anni di onorato servizio giornalistico al servizio della collettività italiana emigrata in Germania. Mi sono scritta un pochettino delle cose perché non vorrei sbagliare, ci tengo molto. Dal 1951 il Corriere d'Italia si ispira ai principi della fede cristiana e ha come scopo di favorire il senso di partecipazione alle scelte, la maturazione socio-politica e religiosa dei cittadini che vivono in Germania, l'integrazione e di informarli sugli avvenimenti d'Italia, del paese di accoglienza nel mondo. La testata negli anni ha ricevuto encomiabili riconoscimenti, tra questi doveroso citiamo il premio speciale San Vincent per il giornalismo internazionale, consegnato dall'allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, un valido riconoscimento per la stampa italiana all'estero. Tutto sommato il Corriere d'Italia è anche un giornale cartaceo, oltre che online, è distribuito in tutta la Germania e lo potete trovare nelle comunità cattoliche italiane, negli istituti italiani, nei consolati della vostra regione. Ricordo che questo programma lo potete sempre rivedere sui nostri siti ufficiali, su www.televeditalia.net e anche sul www.corrieredeitalia.de. Ricordiamo a tutti i nostri telespettatori che chi ha dei temi e argomenti importanti di cui desidera trattare in questo nostro programma, potete contattare la nostra redazione su www.televeditalia.net oppure scriverci inviando una mail a fattisentire@tvitalia.de. Da Televitalia, Angela Saieva, e per il Corriere d'Italia è tutto. Noi ci rivediamo, il prossimo appuntamento è per il 2 al 7 di marzo in diretta su Rai 1, Radio Rai 2 e Rai Play per il Festival di Sanremo, mentre per quanto riguarda il reportage 7 giorni a Sanremo realizzato in collaborazione con la SDA Fotovideo di Pforzheim, lo potete sempre seguire sui nostri siti ufficiali www.televeditalia.net oppure anche su www.corrieredeitalia.de. Grazie per averci seguito, a tutti quanti voi un buon proseguimento sui nostri servizi.